Buonasera e benvenuti alla TG Nord. Sono contrario ad ogni forma di amnistia e di indulto e la Lega è pronta a fare le barricate. Così il segretario federale del Carroccio, nonché presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, che in mattinata è intervenuto nel dibattito innescato ieri dalle parole del Capo dello Stato, che ha evocato rimedi straordinari come appunto l'indulto e l'amnistia per far fronte al sovraffollamento delle carceri. Ma sentiamo appunto le parole di Maroni. Sono nettamente contrario a qualunque forma di amnistia e di indulto. Il sovraffollamento delle carceri è un problema serio che si risolve costruendo nuove carceri, non mettendo in libertà migliaia e migliaia di detenuti. Le statistiche dicono che quando succede un provvedimento del genere aumentano i crimini ed è esattamente quello che dobbiamo evitare. Quindi noi faremo, se serve, le barricate in Parlamento, la Lega le farà, per evitare che questo provvedimento passi. Qualcuno insinua, ma non ci voglio credere e non ci voglio neanche pensare, che sia una misura fatta ad personam, ma in ogni caso la misura in sé è sbagliatissima. Il governo deve darsi una mossa e realizzare nuove carceri, si possono fare rapidamente, perché... Perché non utilizzare quelle già vuote e non in funzione? Anche, certo, era un'idea che io avevo lanciato quando ero ministro dell'interno, ma poi non si era realizzata. Ci sono le carceri, ci sono delle strutture già attive che possono essere utilizzate, oppure realizzare rapidamente quelle nuove, ma questa è la strada. L'amnistia è la peggiore delle soluzioni. Molti di questi poi sono extracomunitari e quindi la soluzione può essere quella di fare scontare il carcere nei loro paesi. Come si fa? Bisogna fare accordi bilaterali, bisogna muoversi, bisogna darsi da fare e non solo stare a Roma o a Palazzo Chigi a far finta che i problemi si risolvano da soli. Le misure per rilanciare l'economia le sembrano adeguate? No, assolutamente no. Peraltro sono misure che penalizzano fortemente la Lombardia e Milano, mi riferisco a un caso, il caso di oggi su cui voglio tornare, che è il decreto cosiddetto cultura, il decreto Brai, che rischia di penalizzare fortemente le eccellenze di Milano, la Scala e soprattutto il Piccolo. Io voglio incontrare il ministro Brai che verrà a Milano nei prossimi giorni e penso su questo di prendere un'iniziativa concordata comune con il sindaco Pisapia, perché il Piccolo deve essere garantito al Piccolo e alla Scala, alle fondazioni milanesi che sono l'eccellenza in Europa, deve essere loro garantito dal governo la prosecuzione delle attività. Con questo decreto purtroppo si mette la parola fine al Piccolo e forse anche alla Scala. Il governo deve intervenire subito, è un grido d'allarme forte che lancio, perché non è accettabile che il governo di Roma prenda provvedimenti come quelli che ha preso e che rischiano di far chiudere il Piccolo e la Scala. A proposito di eccellenze culture, domani la Regione apre per le celebrazioni verdiane. La Regione si tinge, si colora di verdi, abbiamo detto, è lo slogan della nostra campagna per celebrare i 200 anni della nascita di Giuseppe Verdi. Domani ci sarà l'apertura straordinaria del 39° piano di Palazzo Lombardia dalle 18 alle 23 e una maratona verdiana con esibizioni musicali alle 17, alle 19 e alle 21. Io non suonerò perché non è il mio genere, ma ovviamente Verdi è nel mio cuore, nel cuore di tutti i milanesi. Lei è ex alleato del PDL, pensa che il governo possa tenere ancora dopo quello che è successo? Io sono alleato del PDL in Regione Lombardia e nelle altre regioni del nord. Mi pare difficile pensare che il PDL possa approvare una legge di amnistia. Mi pare difficile che il PDL possa approvare una riforma alla cancellazione della Bossi-Fini. Siamo stati abituati a tutto in questi ultimi mesi, però francamente spero davvero che non succeda, perché altrimenti vuol dire che il PDL rinnega tutto quello che ha fatto con noi al governo nei passati 10 anni.